È un film molto piuttosto anomalo, forse solo per il numero dei registi, che sono 9 se non mi sbaglio, e poi ci sono tutti gli altri collaboratori in varie funzioni. Siamo molto contenti di ospitarlo, perché è una di quelle esperienze che è giusto far transitare attraverso anche il Torino Film Festival. E poi devo dire onestamente che quando l'ho visto è arrivato molto tardi, come qualcuno sa, voi sapete sicuramente, ma la malattia di cari molto tardi. Però devo dire che quando l'ho visto mi sono resa conto, beh, è un film acerbo, con delle imperfezioni, eccetera, 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 però non ha nulla da invidiare a molti altri film d'esordio, di produzione normale e di autore normale, quindi con tutte le sue cosine, le sue qualifiche a posto, le vediamo tantissimi durante le selezioni, non ha nulla da invidiare a, diciamo, molti altri esordi italiani professionali. Per cui, prima cosa volevo dire complimenti a tutti, perché ce l'avete fatta, avete fatto un prodotto professionale, che è una bella cosa. Non voglio rubare troppo spazio, però devo leggere una cosa, che è una lettera che ci è arrivata dalla vostra sindaca, cioè da Virginia Raggi, che ci ha chiesto di leggerla alla proiezione di questo film. Rivolgo un saluto della città metropolitana di Roma Capitale all'organizzazione della 37esima edizione del Film Festival di Torino, che in queste giornate ospita la produzione del film L'ultimo piano, realizzato dai partecipanti del nostro corso di formazione presso la Scuola d'Arte Cinematografica Gian Maria Volonté. Ringrazio quanti hanno partecipato all'opera, ai registi, attrici ed attori, alle maestranze che hanno consentito quest'anno di avere l'onore di partecipare a questa importante manifestazione che promuove le eccellenze in questo settore. Il triennio formativo, tenuto per mano da Città Metropolitana di Roma e supportato dalla sua società in-house Capitale Lavoro, è riuscito a realizzare un prodotto cinematografico che servirà ai giovani cineasti per essere pronti ad affrontare le sfide per le quali si sono impegnati in questi anni di corso. A voi tutti un in bocca al lupo e le migliori fortune per il proseguimento della vostra professione. Firmato Virginia Raggi, sindaca della Città Metropolitana di Roma Capitale. Ecco. Allora, a questo punto io inviterei Eros Aichiardi e Paola San Giovanni a dire qualcosa. Alla fine sarà il Q&A, per cui non rubiamo troppo spazio, a dire qualcosa e a invitare chi volete voi a parlare insieme a voi in questa prima fase. Allora, sono bellissima. Prima di tutto volevo ringraziare il festival e anche il DAMS per averci invitato in questa anteprima, che ci fa molto molto piacere naturalmente questo anno universitario. La cosa che volevo dire è semplicemente che in questo film c'è, diciamo, lo spirito della scuola, perché come base la cosa veramente molto importante per noi è questa coscienza del fatto che un'opera cinematografica sia un'opera collettiva, quindi il fatto di imparare a lavorare insieme, a pensare, a immaginare insieme le cose a cui teniamo di più. Qui c'è una parte di Pimp, c'è una parte, o forse tutti i 9 registi, e c'è una parte di scenografi, di costumisti e di tutte le altre discipline che hanno nella nostra scuola una uguale importanza. Io veramente non l'avevo mai detto neanche a loro, insomma, il film, noi siamo veramente molto molto felici di
questa prima opera che è stata una scommessa, e devo dire che loro hanno iniziato con tantissime difficoltà e sono riusciti, secondo noi, insomma, a fare una cosa molto preziosa. Quindi sono io che ringrazio anche i ragazzi che sono qua presenti e invito Eros, se vuole dire qualche altro. La scuola è una scuola pubblica e gratuita, attualmente della regione Lazio, quindi ha avuto un transito nella città metropolitana per un paio d'anni, ed è stata, diciamo, fondata da un gruppo di cineasti ed è portata avanti da persone, da professionisti che lavorano nel cinema, quindi c'è appunto questo travaso, è una bellissima avventura sia artistica che di formazione. E quindi niente, ringrazio Eros, se vuoi venire, e c'è anche un rappresentante della regia, che è Marcello Capriccio, e poi spero che ci sarà un tempo per fare una piccola discussione dopo, in modo tale che voi possiate intervenire. E volevo salutare anche Gregorio Paonessa, della Vivo Film, che appunto ha un grandissimo entusiasmo e insomma un po' di fatica portato a casa questo film come produttore esecutivo. Sì, volevo aggiungere brevemente che questo è il primo lungometraggio che di finzione che promuoviamo come studio. Il primo lungometraggio, il primo progetto veramente ambizioso che abbiamo promosso con Senza Scuola Volontè, e questo film, questo progetto si è configurato come una sorta di accompagnamento al lavoro dei ragazzi, perché aggiungo sulla Scuola Volontè che una delle nostre priorità è quella di fare in modo che l'accompagnamento al lavoro sia centrale nella scuola. I primi due anni con i tirocini formativi, che hanno la possibilità di fare esperienza concreta sul set del mondo del lavoro, e per il terzo anno ci siamo detti, ma forse il modo migliore per accompagnare il lavoro è per far sperimentare una dimensione lavorativa completa in dappertutto, quindi un'esperienza sul set, quindi un film. Non era assolutamente scontato, infatti è nato anche come un azzardo il fatto che ci fossero così tanti capo-reparto del film e soprattutto così tanti registi. Quindi per mesi abbiamo pensato, ma lo affidiamo uno o due persone o facciamo lavorare in modo diverso. Poi che questo azzardo sia stato veramente lavorare nove registi insieme è stato qualcosa di nuovo e speriamo che possa essere pensato anche di suggerimento, un esempio per il modo di lavorare. Buonasera, grazie per la presenza e anche per la fiducia, insomma, vista l'anomalia del film che appunto mi preparate a vedere. Io posso aggiungere semplicemente che sì, insomma, è stata un'operazione anomala e anche un po' folle, perché pensate che oltre ai nove registi ogni praticamente reparto aveva spesso due capi reparto, quindi un lavoro basato sul confronto continuo. E anche in fase di scrittura, insomma, a un certo punto ci siamo ritrovati in 17 a parlare di questo film, di cui 16 con una personalità spiccata, quindi insomma potete capire queste riunioni, insomma, come sono andate. Però e quindi insomma, diciamo, oltre a questi diciamo, aspetti strutturali che già hanno parlato Eros e Paola, io ci aggiungo semplicemente a dire una cosa, aggiungo che
noi come registi, ma penso che poi questa cosa si sia trasferita a tutta la troupe, abbiamo sentito due responsabilità. La prima era appunto quella di portare al termine questo progetto e poi la seconda di raccontare, di come raccontare la nostra generazione, perché comunque i personaggi principali di questo film hanno un'età praticamente simile alla nostra ed è un film appunto che potrebbe raccontare questa generazione e soprattutto c'è anche un po' la connessione tra le varie generazioni di esse. Quindi magari poi ci teniamo a fare un confronto e appunto, mi limito a dire che questo film, oltre insomma ad essere l'opera prima e ad avere delle caratteristiche dell'opera prima, ha anche molti spazi bianchi, quindi io non posso fare altro che magari invitarvi ad andare a cercare. Ho pensato che però una delle proiezioni del film sarebbe stata perfetta con persone della vostra generazione, delle stesse età che studiano cinema. Ed è per quello che questa proiezione è qui con gli studenti dell'AMS. Poi domani ci sarà la proiezione all'interno del film, che comunque viene di studenti dell'AMS anche quella. Ok, però dovete avere giusto il titolo. Grazie dappertutto, no, io vi ringrazio, siamo molto contenti di avervi qui, siamo in un'area universitaria, quindi come avete notato insomma, l'aspetto tecnico crea sempre qualche problema, però insomma ce l'abbiamo fatta, quindi benvenuti, qui tra il pubblico ci sono appunto alcuni vostri compagni, diciamo così, più o meno siete coetanei, quindi è anche veramente un'occasione di incontro. Sfruttatela, visto che lo dico soprattutto ai nostri, che sono sempre lì che guardano a Roma come meta possibile, quindi loro hanno fatto un percorso importante, una realtà importante nuova, i nostri sono dentro un'università che ha una storia più lunga, dove però cerchiamo di curare l'aspetto ovviamente pratico, progettuale, ma questa è un'università, non è una scuola. Come un testo, abbiamo due missioni diverse però molto complementari, quindi è bella questa occasione di incontro. Vi ringrazio, vi chiedo soltanto di, se per caso qualcuno dovesse abbandonare la sala, di uscire da quella porta lì, perché altrimenti qui lo schermo viene completamente investito. Grazie.